Salve, bentornati a questa serie di lezioni sulla cromodinamica quantistica. In questo nuovo episodio voglio portare alla vostra attenzione alcune interessanti curiosità, diciamo, alcune curiosità sulla natura delle interazioni forti, quindi sulla fisica che riguarda le interazioni forti della cromodinamica quantistica e le differenze che ci sono invece rispetto alle interazioni elettromagnetiche. Per quanto riguarda le scale spaziali, per esempio, o in termini di energie. E questo lo farò facendo diciamo, il confronto tra la fisica atomica, le scale tipiche della fisica atomica e quelle della fisica dei nuclei atomici. Innanzitutto ho riportato qui alcune delle costanti fondamentali, di cui faremo uso anche in seguito, la costante di Planck H. Tutte le quantità sono in unità MKS, quindi metri, chilogrammi, secondi, e a volte alcune delle unità dimensionali come alfa, la costante di struttura fine, si trova scritta in termini di unità CGS, quindi unità gaussiane, ma fatti gli opportuni cambi di unità di misura, il numero che ne risulta è lo stesso, come vedremo. Comunque, quindi le unità di cui avremo bisogno, le quantità di cui avremo bisogno sono la costante di struttura fine, o meglio, scusate, la costante di Planck, la velocità della luce nel vuoto, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, il Fermi o Fentometro, che vale 10 alla meno 15 metri, quindi una lunghezza estremamente piccola ed è tipica delle dimensioni nucleari e dei protoni e neutroni, la carica elementare dell'elettrone, su essa in Coulomb, e la permeabilità elettrica o costante dielettrica del vuoto 8,85 per 10 alla meno 12 farad al metro. E questa, vabbè, è l'unica quantità sconveniente, ma che è opportuna per rendere questa quantità dimensionale. Quindi mostrerò innanzitutto che da queste quantità elementari si può costruire una delle quantità adimensionali più importanti della fisica fondamentale, che è la costante di struttura fine, che è questa particolare combinazione di costanti che vale 1 su 137, appunto. Questa è la costante che caratterizza le interazioni elettromagnetiche, è la costante che entra nella lagrangiana della QED e è quella che fa sì, o meglio, la cui piccolezza fa sì che la QED sia una teoria che si può trattare in modo perturbativo. Curiosamente, questo valore, 1 su 137, è anche il rapporto tra la velocità media di rotazione dell'elettrone nell'atomo di idrogeno e la velocità della luce. E questo è il motivo per cui la fisica della meccanica quantistica che riguarda l'atomo di idrogeno e la fisica atomica in generale può essere trattata in maniera non relativistica, perché questo rapporto appunto è molto minore di 1. Quindi questa era una delle prime cose che mi faceva piacere dirvi. Successivamente invece vedremo che intanto la dimensione caratteristica che ho introdotto a questo fentometro, o Fermi dal grande fisico naturalmente Enrico Fermi, che è stato pioniere della fisica nucleare, e è una dimensione molto piccola, ancora molto più piccola delle dimensioni atomiche che sono dell'ordine di 10 alla meno 10 metri. Queste sono 100.000 volte più piccole. Quindi se immaginate per esempio l'atomo che si estende su una grandezza di 100 metri, il nucleo è circa grande un millimetro, qualcosa del genere, quindi molto molto piccolo. Ed è lì che è concentrata tutta la massa. Questa è una cosa in cui arriverò a spiegare anche in seguito, cioè l'origine della massa. Quindi noi adesso sappiamo che la massa è quasi tutta concentrata nel nucleo, perché gli elettroni contribuiscono per una parte su 1000 sostanzialmente, l'elettrone pesa 2000 volte meno del protone e negli atomi per neutralità ci sono tanti elettroni quanto i protoni. Però ancora più curioso è il fatto che la massa degli atomi e quindi dei nuclei non deriva dalla massa a riposo delle particelle fondamentali che sono i quark, ma dalla loro energia attraverso la relazione di Einstein E uguale mc al quadrato. E questo lo vedremo subito. Per capirlo, per dedurlo, faremo uso della relazione di indeterminazione di Heisenberg, che può essere scritta in termini di posizione e impulso o energia e tempo, quindi delta x delta p, e
uguale a delta E per delta T, che è maggiore o uguale a h tagliato mezzi. Questa è una delle relazioni fondamentali della meccanica quantistica, che dicono sostanzialmente che non si può misurare con assoluta precisione posizione e impulso di una particella o la sua energia e in un determinato istante di tempo. H tagliato è semplicemente h diviso 2π greco. Questa quantità è molto piccola, per cui classicamente non ci facciamo caso, ma quando indaghiamo invece il mondo a livello di dettaglio molto elevato diventa importante. Ho riportato qui anche le masse dei quark leggeri, che sono il quark up e il quark down, e sono i quark che costituiscono i nucleoni, quindi il protone e il neutrone. Più avanti vedremo anche lo strange, che è un tantino più pesante e che entra solo in determinate particelle un pochino più strane, appunto. Strange significa strano ed è il motivo per cui queste sono particelle strane. Ora, finora però ci interessa solo il protone, o volendo il neutrone, che hanno massa simile e sono costituiti solo dai quark up e quark down. E vedendo subito le masse, innanzitutto vi dico subito che quelle, le masse le ho prese dal Particle Data Book, che è un libricino che viene prodotto dal CERN di Ginevra e viene rilasciato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, e contiene tutte le informazioni sulle particelle elementari, quindi le loro masse, i vari possibili decadimenti, eccetera. Comunque, senza divagare oltre, si vede subito dal confronto che le masse dei quark, sia up che down, sono molto piccole rispetto alla massa del protone. Qui le masse sono espresse in unità di energia, il MeV, per comodità. Si vede che quindi il protone arriva fino a circa un migliaio di volte la massa dell'up e qualcosa di meno però rispetto al down. Quindi sappiamo già che la gran parte della massa non sarà dovuta alle masse a riposo di queste particelle. Ci aspettiamo che venga tutta dalla parte relativistica della massa, o tutt'al più dall'energia di legame forte, appunto, di tipo forte, che lega insieme i quark dentro ai nucleoni. Per calcolare quanto può essere grande questa energia relativistica, quindi il contributo relativistico alla massa, lo stimiamo usando la relazione di indeterminazione, usando come delta x, quindi indeterminazione sulla posizione, la dimensione tipica di un protone, che appunto è un fermi, 10 alla meno 15 metri. Siccome sappiamo già che i quark saranno ultra-relativistici, assumiamo come velocità la velocità della luce, e questo ci dà una indeterminazione sul tempo di quest'ordine, quindi 10 alla meno 24 secondi, che è una scala temporale estremamente breve. Usando quindi la relazione indeterminazione per energia e tempo, troviamo questa indeterminazione sull'energia, che ci dà in grosso modo la scala di, come dire, l'ordine di grandezza delle energie tipiche dei quark che viaggiano a questa velocità ultra-relativistica all'interno dei nucleoni. Quindi questa energia è dell'ordine di 100 MeV. Ora, se vediamo, effettivamente ciascuno dei quark che costituiscono il protone ci si prende circa 300 MeV, secondo questa stima grossolana, no? Perché il protone è fatto da due quark up e un quark down, quindi se dividiamo per 3 questa energia, questi 938 MeV, si beccano circa 300 MeV ciascuno. Qui ti viene solo 100, ma questa è una stima grossolana, e soprattutto non abbiamo incluso l'energia del legame dovuta ai gluoni, quindi all'interazione proprio l'interazione forte. Questo ci dà una prima idea intuitiva di cosa succede all'interno dei nucleoni, cioè abbiamo uno spazio infinitamente piccolo in cui queste particelle, quasi massa nulla, molto leggere, viaggiano alla velocità della luce e in virtù di questa loro velocità acquistano una massa molto maggiore della loro massa a riposo. In più ci dobbiamo immaginare un mare di gluoni che legano insieme queste particelle per tenerle confinate in uno spazio così piccolo. Inoltre, questo ci dice anche che la massa che costituisce non solo i protoni e i neutroni, quindi anche gli atomi, i nuclei, ma tutta la materia in generale, non deriva dalla massa a riposo delle particelle, ma dalla loro energia. Questa è una cosa abbastanza interessante e, se ci pensate un po', anche sconvolgente. Invece, un'altra cosa interessante è l'ordine
come dire, le scale di energia tipiche dei processi nucleari rispetto a quelli atomici. Noi sappiamo quindi dalla fisica atomica che ci sono livelli discreti che seguono dalle autofunzioni delle equazioni di Schrödinger nel caso di un potenziale atomico, quindi coulombiano, e queste energie sono dell'ordine dell'electron volt, tipicamente, no? Per esempio per l'atomo di idrogeno sono 13,6 electron volt, e le transizioni tra livelli sono appunto di quest'ordine. Quando c'è una transizione tra un livello e un altro, a energia inferiore, viene emesso un fotone che ha energia uguale alla differenza tra i livelli. E per gli atomi queste sono energie dell'ordine dell'electron volt che corrispondono a luce visibile o infrarossa. Nel caso dei livelli nucleari, invece, le energie sono 1 milione di volte più grandi, cioè dell'ordine dei MeV, cioè mega electron volt. Questo significa che ci sono anche nei nuclei transizioni tra livelli, ma in queste transizioni vengono emessi fotoni di energie molto molto più grandi che corrispondono nella regione dello spettro nell'X o nel gamma. Quindi il motivo per cui le radiazioni nucleari sono molto pericolose è perché vengono emessi fotoni di energie elevatissime.